Ma dovete fare lì. Holland Spented Blessing. Le hanno disegnati i capezzoli. Proprio in culone arriva. Shut on off the pap. Figurati, merda appena fatta. Posso fare l'intro del video e poi ripartiamo? Così leggo pure le destinazioni. Vediamo un po' se sta ancora a registrare, sì. Ciao a tutti amici e amiche di CBRides e benvenuti e bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi partiamo già da Grottaferrata, ovvero un paese vicino Roma. Abbiamo già percorso una ventina di chilometri circa per arrivarci e oggi il giro comprende i castelli romani, ovvero partiremo da Grottaferrata per passare da Marino, Castel Gandolfo, Genzano di Roma e poi gli altri non me li ricordo, le devo leggere. E quindi sono Genzano di Roma, Nimi, Rocca di Papa e poi andiamo su Monte Cavo se il tempo permette, anche perché alle 3 è previsto temporale, quindi se il tempo permette riusciamo a fare tutto questo giro. Destinazione finale quindi è Monte Cavo. Nel caso non dovessimo riuscirci, iniziasse a piovere mentre siamo in giro, allora ci ritiriamo a casa. Se non giro la chiave, giustamente, come la faccio ad accendere la moto? Quindi, come facilmente intuibile, la prossima destinazione è Marino. E anche oggi, come nel video precedente, siamo in compagnia della nostra zavorrina. Eh? E che cacchio, fammi toccare la banda allora. Che ci ha già fatto fare la prima gaffa, ovvero in una curva a destra. Lei si è sbilanciata dall'altra parte perché... io non l'avevo proprio visto, ha paura e quindi andremo piano piano piano, non azzarderemo curve o a velocità elevate. Maps come al solito è morto, quindi ora stiamo azzardando un po' di strade per vedere dove andiamo a finire. Tutto al più, anziché Marino la prossima destinazione sarà Rocca Priora, come stava scritto sul cartello precedente. Aia, tutta piena di fossi. Nonostante credo che siamo saliti di poco di altitudine rispetto a Roma, fa già freschetto, si sta molto ma molto più freschi. Però non so se perché per il tempo che andrà peggiorando, perché sono 1:41, alle 3 è prevista acquazzone, quindi o si sta rinfrescando perché sta arrivando l'acquazzone, oppure credo che quei pochi metri che ci siamo rialzati hanno fatto tutta questa differenza di temperatura. Da camminate, mo dovete fare lite, mamma mia. Vai, vai, cammina, zio, però, eh. E muovo, dai, ancora a parlare con Codo, se. Arrivederci, Grottaferrata. Rocca di Papa, eccoci già arrivati. E un secondo per voi e 20 secondi per me che sono in moto. Grazie, benvenuto, grazie. Dove tutti questi paesini qua? Grottaferrata, Rocca di Papa, sono tutti gemellati con paesi strani, paesi esseri comunque. Dopo devo fare una ricerca per capire cosa significa gemellati in questi casi, perché... Arrivato a casa... In realtà ora che sto montando il video, quindi mi sono informato su cosa significasse gemellato. E in questo caso un paese gemellato con un altro è quando due paesi hanno degli accordi storici, culturali, commerciali. E quindi i due comuni, che possono essere paesini, metropoli, oppure può succedere tra metropoli e paesini, eccetera eccetera, decidono di fare un accordo di collaborazione. Si scambiano visite, patrocinano attività culturali, commerciali, progetti di sviluppo e altre attività di qualsiasi tipo. La maggior parte di questi paesini qua lo sto notando oggi, che sono già due paesini che vediamo, due paesini già che dicono gemellato con, tipo questo era Rocca di Papa con un paesino tedesco, invece Grottaferrata era uno francese e uno greco addirittura. Poi anche quando sono andato in macchina settimana scorsa con i miei, che ci siamo fatti un giretto qua attorno, tutti i paesini che abbiamo passato erano gemellati con qualche altro paese estero. Ecco, questo è con l'Unspented Blessing, è gemellato. E mo qua dove vado? Giriamo per di qua. Caruccia sta fontanina. Ma questo che ha deciso? Io qua sto a camminare così, giusto per, Maps non parla. Monte Cavo. Andiamo a Monte Cavo a sto punto. Le due strisce. Come al solito ci siamo persi, perché Maps non mi ha avvisato di nulla. Cioè, in realtà Maps mi dice che siamo arrivati a Marino, però io non ho mai visto indicazione Marino, ma solo l'indicazione di Rocca di Papa. E ci siamo trovati direttamente a Monte Cavo, ovvero al punto finale del nostro giro. Aiuto. Noi siamo saliti per Monte Cavo perché avevamo la striscia continua a terra, come questa praticamente, anzi la doppia striscia continua a terra. Quindi noi, come da bravi motociclisti e rispettosi del codice della strada, non abbiamo tagliato questa striscia continua.
E ora ci dirigiamo verso Castel Gandolfo e vediamo poi che giro ci fa fare. Tutto al più lo rifacciamo al contrario questa strada per andare a Monte Cavo, saltandoci tutti i pezzi che non abbiamo fatto. Per arrivare a questa rotonda non sappiamo dove andare. Andiamo per Ariccia! Ciao Rocca di Papa e benvenuti ad Ariccia, gemellata con una sfilza di paesi. Addirittura qua, se non visto male, ci stava anche il Giappone in mezzo. Bel posticino alberato. È fresco, come se il frescolino che ci stava prima già non bastasse. Davvero carina però questa ambientazione qua. Ora, dato che Maps è morto, seguiamo le indicazioni alla vecchia maniera, ovvero con i cartelli stradali. Quando non ci saranno manco più i cartelli stradali, allora ce la prendiamo, beh, sapete dove, insomma. Oh. Questo che vedete qua è Belvedere dei Sognatori, da dove si può ammirare in tutto il suo splendore il lago di Albano. Mamma mia che spettacolo. Sì, spegni, grazie. Ciao. Gli hanno disegnato i capezzoli. Dato che il giro in moto oramai è andato a quel paese, perché Maps ha smesso di parlare e ho preso il al contrario tutto il percorso. Infatti avete visto che siamo passati davanti a Monte Cavo, quello deve essere praticamente il punto finale del nostro percorso. Abbiamo deciso, giusto per passare il tempo, in realtà ho deciso perché la zavorrina non voleva venire, di provare a scendere per di qua e vedere cosa c'è. Nah, che tupi. Attenzione qua che sta... No, amore, le scale sono finite, amore. Oddio, che schifo. C'è un po' di schifo. Ehi. Oh, cazzia, cavurto sto qua. Proprio in culone arriva. Vabbè, da niente. Non ci andiamo più perché la zavorrina non mi sta seguendo, quindi evitiamo di lasciarla sola. Tutt'al più ci ritorneremo. Magari in compagnia, non da soli, perché mi sto a cagare sotto. Molto probabilmente sto percorso porta giù al lago. Noi ci andiamo dall'altro lato, andiamo a Castel Gandolfo, così che ci siamo già stati, lo vediamo da là il lago. Tanto è uguale. Che schifo. Yuck. Prova di coraggio non andata a buon fine. Per evitare spiacevoli perdite di strada, di percorso, ho messo il telefono nel portatelefono artigianale, così quando sono indeciso basta che abbasso lo sguardo e vedo. Oh, questo è gemellato con Châteauneuf du Pape. Però io voglio arrivare al bar là dove si fermano praticamente tutti i motociclisti, che è una strada piena di moto. Ora non penso, perché comunque i motociclisti se ne saranno andati a mangiare, dato che è ora di pranzo. Questa qua oramai l'avrete vista già 2 o 3 volte se avete visto altri video, perché è l'unico punto dove si vede bene il lago. Che ora che ci penso, oltre ad essere venuto col gruppo Moto Touring Lazio qua, ci sono venuto anche con un altro motociclisti Regione Lazio, mi sa, ovvero con Pino Mugo. Ecco, ora qua ci sta la strada dove dovrebbero stare tutte le moto, ma in realtà, come volevasi dimostrare, non c'è nessuno. Perché qua di solito si mettono tutte le moto parcheggiate in fila, ma assai. Mi vado a fare un giro di là così vediamo se ci sono moto oppure no. Nah, non ci sta nessuno, perché staranno tutte a mangiare le persone. Eh sì, a quanto pare sì, stanno solo queste 3 moto e basta. Sì, che spettacolo, vicinissimo, pazzi proprio. Oh, qua stanno a venire. Pazzissimi. Pazzissimi questi. Ora andiamo a vedere il palazzo pontificio di Castel Gandolfo, che sarebbe tipo il castello, l'attrazione principale da cui prende il nome appunto Castel Gandolfo. Pazzissimi comunque quelli con l'aereo là, cioè stanno proprio volando bassi. Mancava poco che prima ci veniva addosso. La cosa bella è se fanno l'atterraggio sul lago. Devo solo trovare un posto dritto per parcheggiare ora. Oddio, che tempaccio, forse aveva ragione la zavorrina. Ragazzi, comunque mi sa che... No, parlo...
figura di merda appena fatta. Stavo parlando, ma si è girata la ragazza alla Vulcane, vabbè. Comunque mi sa che aveva proprio ragione la Zavorrina. Ci sta veramente un tempo di cacca, tutto nuvolosissimo. Quindi è meglio scappare da qua il prima possibile, sperando di non incontrare la pioggia. E Monte Cavo sarà una delle prossime destinazioni, magari un giro in moto che farò da solo, se nessuno vuole aggregarsi, perché oramai ho il pallino praticamente di farlo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se non vi è piaciuto scrivete nei commenti e fatemi sapere perché non vi è piaciuto. Magari cercherò di migliorare nei prossimi video. Ciao ragazzi e al prossimo video. Piove abbastanza. Beati quelli che ci hanno avuto molto più veloce della nostra.